Funzioni comuni. Urioni. Dico, ma una Urioni. Doverosa... Amadeus che fa le pubblicità. Progresso. Insieme. Ce la facciamo. Così tanti Burioni. Stanico, ma ridagli, ma c'è sta solo Burioni? Ma dove è andata a finire la vocina dei quadri? L'opera di oggi proviene dalla chiesa di Santa Maria di Piazza Alta di Sarnano. Oh, eccola. Hai detto qualcosa? No, nulla, non trovavo il telecomando. Si tratta della Madonna della Misericordia di Pietro Alamanno. Parla piano, che non voglio dare soddisfazione a quella là. Iniziamo dall'iconografia. Fresca, quanta gente in questo quadro. La gran mole di personaggi rappresenta l'intero popolo. Beh, l'intero popolo. Io vedo nobili, vedo ricchi, uomini di chiesa, ma... L'intero popolo che trova protezione sotto il grande manto della Madonna. Va bene, sto zitto, sto zitto. Aspetta, ma quegli incappucciati là? Che è? Il Ku Klux Klan? Gli uomini incappucciati rappresentano la confraternita del Rosario, probabile committente dell'opera. Sai sempre tutto, eh? La devozione verso la Vergine era ed è molto sentita a Sarnano, di cui la Madonna Assunta è la patrona. Gli antichi statuti si aprono proprio con le disposizioni su come celebrare questa festività. Hai capito? La prima legge è su come fare festa. Festa religiosa! E vabbè, sempre festa è. Ma quelli non... Ok, ok, sto zitto, sto zitto. Tanto lo so che non può trattenersi. Cosa ha notato ora? Quei tipi là nell'angolo? Non si capisce se siano uomini o donne. Poi, ma che capelli hanno? Vogliamo parlare di capelli? No, per carità! Parliamo e del... parliamo di capelli! E se lo dici tu? In quest'opera Alemanno dipinge minuziosamente sia gli abiti che le capigliature. In età rinascimentale gli uomini iniziano ad essere più attenti al proprio aspetto e chiedono ai barbieri guance ben rasate e capelli lisci e lunghi. Ah! Le mansioni dei barbieri, però, andavano oltre l'estetica. Cioè? Essi svolgevano anche tutte quelle pratiche chirurgiche ritenute minori, come l'estrazione dei denti e i salassi. Ah, ma guarda che il salasso il parrucchiere di mia moglie lo fa anche adesso. Al portafogli, però. Per questa ragione, i barbieri, insieme ai notai, fornai e sacerdoti, erano gli unici autorizzati dallo statuto a girare per le strade di Sarnano durante le ore notturne, quando vigeva un vero e proprio coprifuoco. Praticamente come sta quarantena. Solo che i barbieri non sono esenti. Guarda che capelli che mi ritrovo. Ma con chi parli? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Ma no, con nessuno. C'è Mattarella, vedi? Pure lui non può andare dal barbiere. Per un attimo mi sembrava di aver sentito il programma dell'altro giorno. Quello sul museo. Ma figurati se mi metto a guardare quello io. Che mi farebbe male. Levate Burioni, mamma mia. Dicevamo che anche stavolta qualcosetta di buono l'ho imparato. Ci sarebbe anche altro da dire, ma ve lo racconterò quando verrete al museo.